Ieri un deputato del Partito Democratico Scalfarotto è andato in carcere, come dice mio diritto andare, andato in carcere a trovare i due killer del carabiniere romano per chiedergli come va, se va tutto bene e se vi trattano male. Voi stenterete a crederci, ma è proprio successo così. Matteo Salvini non ha resistito e ha dovuto rispondere sia a lui che all'altro Gozzi, ex segretario di Stato del governo Renzi, che è andato a lavorare per Emmanuel Macron in Francia. E queste sono le parole di Salvini, che dice: noi stiamo con i carabinieri, qualcun altro va a trovare i delinquenti. Noi stiamo con gli italiani, qualcun altro evidentemente ha altri interessi. PD sempre dalla parte sbagliata. Il commento più bello di ieri è di Calenda, che dice: abbiamo raggiunto picchi di stupidità mai raggiunti prima. E a me viene in mente quella frase di Blade Runner, visto che è morto proprio settimana scorsa il replicante famoso del film Blade Runner, che diceva: ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Qui possiamo dire: io vedo in Italia cose che voi europei non potreste neanche immaginare. Riguardo al commento di Matteo Salvini, che dice PD sempre dalla parte sbagliata, evidentemente non gli si può dare tutti i torti. Come si può? Anche il PD ha preso la distanza da questo parlamentare, sia Zingaretti ha detto: è un'iniziativa personale. Anche altri deputati del Partito Democratico hanno detto: noi lo conosciamo, abbiamo fatto delle battaglie politiche con lui, ma questo no. E hanno ribadito: questo proprio no. Quindi Calenda, ritornando alla frase di Calenda, abbiamo raggiunto picchi di stupidità mai raggiunti prima, è la frase che racchiude tutto il commento che si può fare su quello che ha fatto quest'uomo, che poi si è giustificato dicendo: io ho diritto come parlamentare ad andare nelle carceri, io ho diritto di sincerarmi che tutto vada bene. Sì, tu avrai il diritto di andare nelle carceri, ma sei andato dalla vedova del carabiniere ucciso? No. Sei andato dai familiari del carabiniere ucciso? No. Sei andato al funerale del carabiniere ucciso? No. Sei andato in carcere a trovare gli assassini per chiedergli: va tutto bene, vi trattano bene? Io potrei aggiungere: che vergogna, oppure senza vergogna, oppure ma cosa gli passa nella testa a questa persona, oppure cos'ha nella testa, meglio, cos'ha nella testa questa persona, ma dove l'avete preso? Ma come ha fatto ad arrivare in Parlamento? Beh, sul come ha fatto ad arrivare in Parlamento non è solo lui. Ci sono decine e decine di persone che uno si chiede: ma che ci fanno in Parlamento? Qualunque persona che io conosco sarebbe meglio di queste persone. E purtroppo il Parlamento riproduce anche quello che è la società che ci circonda. C'è la persona intelligente, c'è la persona semplice e c'è la persona che non ci arriva. Quindi nel Parlamento si riproduce esattamente quello che è intorno a noi nella società. Ovviamente io condivido Salvini quando dice: io sto coi carabinieri, anch'io sto coi carabinieri, ma non c'è neanche da chiederselo. Io sto con gli italiani, ma anch'io sto con gli italiani. Ma anche se fossi anche l'ultimo parlamentare italiano, ma non mi passerebbe mai per il cervelletto di andare a trovare due assassini e chiedergli se vi trattano bene. Mi vergognerei la mattina a guardarmi allo specchio per il resto della mia vita. Per il resto della mia vita. Ma queste persone sono la fortuna del centrodestra tutto unito, sono la fortuna. Quanti commenti ho letto nei miei video di gente che dice: ma io votavo PD, ma adesso, cioè, queste persone sono inguardabili, non si possono ascoltare, non si possono vedere quello che fanno. Cioè, tanta gente che vorrebbe votare centrosinistra come alternativa a Salvini, perché vogliono essere, magari condividono alcuni aspetti, si trovano di fronte ai Gozzi, ai Scalfarotto, ai Fico,
a Boldrini, a tutta una galassia di personaggi che non saprei bene come definire questo tipo di personaggi. Personaggi che a volte parlano a vanvera, parlano solo perché hanno la bocca, e a volte sono personaggi come questo Gasparotto, che si chiama Gasparotto. Scusate, Scalfarotto. Sono questi semi sconosciuti politici che vengono all'improvviso alla ribalta e uno gli cambia anche il cognome, Scalfarotto, che lui è convinto di quello che ha detto, perché l'ha anche scritto su Facebook, orgoglioso, ha anche contattato il giornale La Stampa per essere intervistato e far vedere il suo gesto, cioè è come la maestra di Novara che dice uno di meno e lo scrive su Facebook perché sta cercando l'approvazione, si mette in mostra, non capendo minimamente quello che sta dicendo, cioè persone incapaci di intendere, di volere, nonostante siano persone adulte. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.